Noi purtroppo continuiamo ad avere un sistema normativo o comunque una sovrapposizione normativa che rende difficile al cittadino o all'imprenditore, quando entra in contatto con l'amministrazione pubblica, arrivare velocemente a risultati. Lo diciamo, troppe norme, a volte confuse e contraddittorie. E certo, a volte, perché questo anche cosa consente al corrotto funzionario pubblico di poter far valere la propria firma per agevolare o velocizzare una procedura. Si semplifichino le normative. Maggior trasparenza significa anche rendere più difficile l'atto di corruzione. E chiaramente, ripeto, cioè il governo fa un'azione, bene, dobbiamo vedere poi i risultati, perché la magistratura, che ha criticato non poco il pacchetto in questo caso, e va anche messa in condizione poi di operare, altrimenti ci troveremo con dei titoli, magari quando si trova il corrotto nel piccolo comune, ma poi passano centinaia di milioni di euro senza che siano visti, come abbiamo avuto qualche notizia nel caso di Expo, presi per all'ultimo istante per i capelli. Attenzione, la corruzione non è piccola e non è grande, la corruzione si annida ovunque. Il sistema più è complesso e più è facile per il corrotto potersene avvantaggiare.